Io penso al grave compito che aspetta noi donne elette nell'Assemblea Costituente. Mi pare che dietro di noi risuoni la voce di tutte le madri e di tutti i bambini d'Italia. È una voce molto spesso dolorosa ed accorata, che ricorda case distrutte, miseria continua e terribile, desti senza pane. Noi dovremo lottare perché le tante rivendicazioni delle donne italiane siano esaudite. Sappiamo che il cammino è duro e difficile, ma ci sorregge la nostra fede e la nostra volontà. Il miracolo economico ha mutato la situazione delle donne. Una donna che pensava se stessa come destinata alla casa, a un certo rapporto con la società, ora non pensa soltanto a se stessa come una casalinga, ma pensa al suo lavoro, a produrre, a guadagnare, ad avere una vita sua. La donna pensa a se stessa come ad un essere che fa parte del complesso della vita sociale e della vita economica. In questi anni si vede la fine del lavoro servile della donna. Adesso è la realtà delle donne che cerca di influire sulle posizioni giuridiche e sulle posizioni politiche del nostro paese. A noi pare che nel mondo moderno ciò che spinge le persone al matrimonio e dalla formazione della famiglia, ciò che rende morale nella coscienza popolare la formazione della famiglia, sia in primo luogo l'esistenza dei sentimenti. Noi parliamo di sentimenti che investono profondamente la personalità dell'individuo, che giungono ad essere parte della sua razionalità, per cui il dono totale di se stessi, che è alla base del matrimonio, diviene ad un tempo affermazione e conquista di se stessi. Questa, io credo, è oggi la base morale della famiglia. La famiglia, proprio perché è basata sui sentimenti, diviene centro di vita morale e di solidarietà. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più elevate cariche dello Stato. Io stessa non ve lo nascondo, vivo in modo quasi emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona ed investe milioni di donne che attraverso lotte faticose e tenaci si sono aperte le strade verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro ed aver speso tanta parte di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale ed umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita. Mi chiedo e vi chiedo. Non siamo noi donne a cercare sempre di far quadrare tempi impossibili di vita? Non siamo noi a fare salti mortali per far entrare in 24 ore il lavoro e la spesa al mercato, la riunione di compiti dei figli? Non siamo forse noi che ci sdoppiamo per rendere compatibili orari e sportelli, l'apertura e la chiusura dei negozi? Gli orari di lavoro e della scuola, tutti i modelli, insomma, di un'organizzazione della vita che tiene conto di tutto, tranne che della vita della gente.